Una vita per lo sport, si può ben dire per Orlando Salomoni, decano del tennis valtellinese, per Pierluigi Speckenhauser, uno dei fondatori dell'USB, Unione Sportiva Bormiese. Loro, i due benemeriti dello sport, insigniti dal Panathon Club Sondrio. Un premio che condivido con tutti i miei collaboratori, con i dipendenti, con tutti i presidenti di settore, che siamo in tanti, e sicuramente è un premio che va all'Unione Sportiva Bormiese per quello che, per il grande lavoro di squadra che ha fatto in questi anni, in 43 anni di storia, diciamo. Vuol dire che avete tenuto a battesimo lo short track? Certo, il nostro fiore all'occhiello è il settore dello short track, che fornisce alla nazionale italiana i maggiori atleti. Poi i grandi eventi che avete gestito? Certo, anche i grandi eventi, il Gran Fondo Stelvio Santini, la Mapei Day, i ritiri di squadre Serie A e i concentramenti di pallavolo. Una vita per il tennis la tua? La mia è una vita per il tennis e ogni tanto mi guardo indietro perché e vedo che mi è andata bene, sono riuscito a portare il tennis in Valtellina, abbiamo 6-7 scuole SAT in Valtellina, vuol dire col campo coperto, e abbiamo veramente anche dei giocatori bravi. Quella caratteristica di un buon tennista? Deve avere un'autostima elevata. Cadere e rialzarsi, più forti di prima, la storia di Alessio Martinelli, ciclista della Val di Dentro, atteso al gran salto fra i pro. Un argento a soli 18 anni, argento mondiale, e ora immagino che l'obiettivo è il professionismo. Sì, dai, quello è successo 2 anni fa, adesso sono già concentrato per i prossimi anni, sono ancora molto piccolo, quindi ho tanto da imparare e da crescere e sicuramente spero che mi aspetti un buon futuro e io ce la metterò tutta per ottenere i miei obiettivi. Un autentico globetrotter del tennis, ecco Fausto Scolari. Potremmo dire che hai sempre la valigia in mano. Sì, sono partito nel 2016 proprio con la valigia in mano e tuttora quotidianamente mi sposto nelle varie zone del mondo. Il tennis sta vivendo, il tennis italiano, un momento d'oro, come si spiega? Ma io credo un po' il tennis, ma anche tutti gli altri sport stanno vivendo momenti d'oro, secondo me è una rivincita a tutto quello che è successo. La gente ci ha provato, ha resistito tanto, si sono allenati addirittura secondo me di più rispetto a prima per una forza di volontà e per riscattare tutto quello che sta succedendo. Tanti entrano in campo, anche io vedo altri atleti al centro CONI dove alleno, entrano molto motivati.